confermo che ormai tutti i padiglioni sono aperti, adesso vediamo il Nepal, ma sicuramente sarà visitabile. Ci tengo anche, mi piacerebbe anche che il Presidente del Consiglio lo visitasse, adesso vediamo se i tempi lo permettono. Cosa stiamo facendo in questi giorni? Con la pioggia di ieri non abbiamo potuto fare le ultime asfaltature, più che le asfaltature, le colorature finali di Cardo e Documano. Domani pulizie finali e il giorno 30 il sito sarà aperto solamente la mattina, perché pomeriggio ci saranno gli ultimi, tutti i test tecnologici, i controlli di pulizia, e quindi dal 30 all'ora di pranzo il sito sarà sostanzialmente vuoto. Quindi ci arriveremo come immaginavamo all'ultimo momento. Ma i sindacati dicono che rispetto a quello che ha fatto Expo è stato fatto tutto con una regolarità, e credo che l'abbiano detto con precisione, cristallina, pagando le persone il giusto. L'accusa dei sindacati è più rivolta ai paesi, dobbiamo capire, perché obiettivamente non ho sotto controllo il tutto, però mi pare che i sindacati abbiano detto che rispetto a quello che ha fatto Expo Spa non c'è da muovere nessuna accusa. Finiti i soldi per le università, la cultura e il sapere, basta farvi tutti i soldi! Allora, di sviluppo sostenibile fanno alimentare il pianeta Nestlé, Coca-Cola, Monsanto, ad Agraria ci fanno studiare solo in AGM. Tutti i soldi dei mafiosi dove sono finiti, eh? Perché non li recuperate? Arresta un corrotto che si intasca le manzette ogni 5 giorni, poi dicono che è una mela marcia, ma forse è il dedo che dà stipe. E non si gira neanche, bravo! Altri modi sono possibili, uno sviluppo sostenibile è possibile.